Ben ritrovati, restiamo sui temi dell'eccellenza calabrese. Dicevamo prima della pausa, Siderno che continua a fare risultati utili, il sesto utile consecutivo con la vittoria per 2-0 sulla Palmese che ha perso 4 delle ultime 5 partite. Allora andiamo subito a vedere come è andata a Siderno e poi ne parliamo insieme. Parte Candido, la battuta e gran parata di Caputo. Scodella un cross verso Autellitano, chiuso, poi ancora Rametta, il sinistro, palla alta. Si accentra con Missoni verso Rametta, che assist ragazzi! Autellitano! 1-0 per il Siderno! 1-0 per il Siderno, deviazione sotto misura di Autellitano. Sul tiro di Rametta, ma che grande assist che ha dato Commisso. 1-0 per il Siderno, gran bella azione questa della formazione biancazzurra che passa in vantaggio al 28° del primo tempo con Autellitano. Rametta va via il suo diretto avversario, il destro, la palla parte proprio lui, poi lascia Rametta, il sinistro di Rametta, e questo è un Eurogol, e questo è davvero un Eurogol, grandissimo Rametta, grandissima prodezza balistica di Rametta, e ora il pubblico in piedi, standing ovation per lui, al settimo del secondo tempo Michele Rametta, un gol da Cineteca. Si propone Autellitano che riceve e poi non trova spazio per il tiro. Autellitano. Siderno 2, Palmese 0. Il tocco veramente paradossale da parte di Stillitano. Questo triplice fischio finale che arriva. Siderno che batte nettamente la Palmese 2-0. Matricola terribile, il Siderno continua a vincere e anche qua abbiamo visto veramente un Eurogol, un gol di rara bellezza sul calcio piazzato. Luigi, ma questo Siderno in questo girone di ritorno c'è una media da playoff? Sì, è forse la squadra più continua che sta facendo più punti. Il merito secondo me è da dare anche a Mister La Face. Infatti dal suo arrivo sulla panchina del Siderno la squadra ha cambiato marcia. Poi hanno trovato questo giocatore siciliano Rametta che sta facendo la differenza. Ha fatto già 7-8 gol se non erro e tutti gol pesanti. E credo che la salvezza del Siderno alla fine passerà per i suoi piedi. Un altro gol da stropicciarsi gli occhi, ragazzi. E anche là per il portiere Giuseppe, non lo La so, prima, farsi il segno della croce. la prima punizione l'ha andata a prendere, la seconda non c'è stato niente da fare. Bella Un punizione. mancino che ricorda quello di Gennaro De Pres. No. Forse nelle giovanili. Negli allenamenti magari ti vengono bene, però poi non ti schierano, quindi non è la Non me la possibilità. fanno mai provare in partita, non si fidano. Anche perché di mancini ce ne sono parecchi, voi avete Federico, Gianmaria, Lamboglia, Andrea, quindi. Andrea. Beh, diciamo che Andrea è quello che ha più probabilità di mettere la palla dentro, sia su punizione che sul rigore. C'è andato vicino anche sabato e poi lo vedremo. Adesso però voglio chiedere a Gigi qualche dettaglio in più su questa partita di Castrovillari, perché abbiamo letto campo pessimo, questo purtroppo non è una novità, però Scalea ci dicevi anche tu. Un po' dai due volti, in casa e fuori. Che cosa manca ancora a questa squadra per imporsi in trasferta? Manca la personalità. È una squadra che ha poca personalità, tolto Marco Pisano, che ieri è stato superlativo, ha fatto una prestazione eccezionale, ha giocato con delle infiltrazioni per dei problemi alla schiena, è stato ammonito dopo 4 minuti, nonostante tutto ha giocato pulito, d'anticipo ed è stato determinante in diverse situazioni. È una squadra molto giovane, ci sono spesso 4, se non 5, addirittura 6 under in campo. E pecca quindi proprio di quella personalità che in trasferta è importante. Anche ieri il Castrovillari era una squadra abbordabile per lo Scalea. Scalea che è sceso in campo bene, determinato, ha avuto un'occasione dopo una decina di minuti, c'è stato il primo spunto sulla destra di Leone che ha tagliato il campo per Maesano sul lato opposto, il giovanissimo Maesano classe 94 ha stoppato benissimo la palla e ha concluso al volo in modo davvero pregevole. Forse ha colpito la palla troppo bene.
La conclusione è stata potente ma centrale, è stato bravissimo il portiere del Castrovillari con un gran riflesso a mettere la palla sulla traversa. Questo Maesano continua a stupire, perché noi abbiamo parlato tanto di Leone, che è quello che forse si vede di più perché per la velocità, per il cambio passo, però anche Maesano è un giocatore che dà anche molto equilibrio alla squadra, perché gioca d'attacco ma è un esterno che ha compiti anche di copertura, poi è un under, di solito gli under sono il punto debole, invece con 6 gol all'attivo ho provato anche qualche punto, insomma. Ma guarda, ti dirò che lo Scalea nel mercato di dicembre ha operato molto bene sugli under, e secondo me agli under più forti della categoria. Ieri un altro che ha giocato benissimo è stato Pezzullo, con una personalità da veterano sull'out di sinistra. Da quella parte difficilmente riuscivano a passare gli avanti del Castrovillari. Anche Di Rosa, quando è subentrato con la squadra in 9, si è messo sulla fascia destra ed è riuscito a dare una mano importante a Scafaro e a Pisano in mezzo. Poi ci sono Migliore e Bravocco che stanno giocando al centrocampo, su centrocampo a 3. Tu giochi con 2 under, comunque è un rischio, e Bellinvese lo sta prendendo spesso questo rischio, a dimostrazione che crede nelle qualità di questi ragazzi. E Maesano forse è quell'elemento che riesce a dare equilibrio alla squadra, perché è molto bravo in fase offensiva ma non disdegna neanche la fase difensiva, e spesso torna dietro a dare manforte ai compagni, e ha fatto un gol Gaetano. Noi abbiamo visto 2 Eurogol, ma anche il gol di Maesano è stato davvero bellissimo. Si è innescato sempre da Leone, che sulla sinistra ha saltato 2 avversari, ha messo un pallone magnifico sul secondo palo, ma se ne è arrivato in corsa al volo, ha tenuto la palla bassa, l'ha inserita a fil di palo, dove il portiere non poteva fare niente. A proposito del centrocampo, perso Fioraso, perso anche Piazza, che adesso è rientrato, leggevo che era in panchina ieri, ma insomma sappiamo bene le caratteristiche di Marco, insomma, non sono quelle del centrocampista centrale, seppur si è adattato bene. Proprio l'innesto di Migliore ha dato un po' di forza in più al centrocampo, perché i vari Casella, Palermo forse sono ancora un po' fisicamente non pronti per questa categoria. Insomma, Migliore non sfigura in un centrocampo anche fisicamente, dà un bel apporto. Sì, perché poi è un centrocampista di rottura, riesce a recuperare molti palloni, diciamo, per fare un paragone molto azzardato, è un tipo alla Gattuso che rinchia sugli avversari, non li lascia respirare, ed erano forse quelle caratteristiche che mancavano allo Scalea. Credo che adesso lo Scalea dovrà affidarsi molto a Migliore e a Bravocco, perché anche Gregorace è stato espulso per un addetto dell'arbitro, un fallo di reazione. Ci sarebbe molto da ridire su quel fallo di reazione di Gregorace, e probabilmente prenderà 2 giornate. A questo punto la carenza di centrocampisti comincerà a farsi sentire in casa biancostellata. C'è Roberto Rosi, l'ultimo arrivato, che può dare una mano, e credo che però il fulcro adesso diventerà Migliore in queste partite senza Gregorace. Bisogna vedere se si riaffiderà a Piazza, a Bellinvia, o se manterrà questo scheletro con William Bravoco e Migliore, e sostituirà forse Gregorace con Rosi, anche se le caratteristiche non sono proprio identiche. Gregorace è uno che dà più i tempi alla manovra, Rosi è più un incursore, un incontrista. Ma mettere Piazza significa sbilanciare secondo me troppo la squadra, per cui forse proverà Migliore come vice Gregorace con Rosi e Bravocco ai lati, a dare quel filtro necessario, e magari darà maggiore spazio in avanti a Leone e a Maesano. Domenica sicuramente mancherà anche Persia, sì. E quindi c'è bisogno del miglior scoppetta, che anche ieri 9 contro 11 per poco al 90esimo non regalava l'ennesima soddisfazione ai tifosi. C'è stato un contropiede magistrale lo Scalea con Bravocco, che ha fatto 50 metri palla al piede, soltanto che nel momento in cui stava per lanciare scoppetta, che era partito sul filo del fuorigioco, i 3 difensori del Castrovillari hanno chiuso su di lui, hanno chiuso lo spazio del passaggio e hanno intercettato con la punta del piede il pallone, altrimenti scoppetta era andata in porta. Persia ieri è stato un po' ingenuo, perché ha beccato 2 ammonizioni nel giro di 5 minuti in modo abbastanza discutibile: la prima per proteste per un fallo al limite dell'area non accordatogli, e la seconda per una simulazione quando era solo davanti al portiere. Adesso qui ci sono 2 calciatori, c'è un portiere e c'è Gennaro, che bene o male gioca all'esterno alto centrocampo. Credo che un attaccante, se si trova tu per tu con il portiere, non caschi al momento di calciare in porta, se ha la possibilità di farlo, insomma. Lui è caduto male, perché da come è caduto poteva un po' far pensare alla simulazione.
Però sei 3 metri avanti al dischetto del rigore, da quella posizione si calcia in porta, non credo che... Anche la stazza forse di Persia non l'ho aiutato, cioè può sembrare una caduta goffa, ma non voluta, non cercata. Sì, probabilmente è stato toccato da Romeo che cercava di intervenire, perché è stato un batti e ribatti in aria. Persia è riuscita a prendere il pallone e si è girato rapidamente. Come stava per calciare Romeo da dietro, probabilmente l'avrà toccato e Persia è andato a terra. L'arbitro in un primo momento forse era intenzionato anche a concedere il rigore, perché con l'indice ha indicato il dischetto. Poi ci ha ripensato e ha tolto il secondo cartellino giallo in direzione di Persia e l'ha espulso. Quelle poi sono cose che in un attimo, quando le vedi in diretta, non riesci neanche forse a intuire se l'indicazione era per il rigore o per... Io ero distante, però anche a me ha dato l'impressione della simulazione. Poi pensandoci, dico, ma sei a 4 metri, 5 metri dalla porta, solo davanti al portiere, come fai a cadere a terra? Per cui quello mi ha fatto riflettere che probabilmente Persia è stato toccato. L'arbitro aveva già iniziato da qualche minuto, forse anche nel primo tempo, a beccarsi un po' con Persia per falli, non falli, che Persia comunque, per la mole che ha, sì, fa molto rumore. Già in alcune circostanze, anche nel primo tempo, era stato minacciato dall'arbitro che diceva che forse si tuffava troppo. Però forse in quel caso l'arbitro ha sbagliato. L'unico errore che ha fatto l'arbitro in una partita che ha ben arbitrato, bisogna dirlo. Al di là di questo, il fatto che mancherà in casa. E parlavamo di Andre, ne abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione. È un problema che ti riguarda da vicino, diciamo così, Giuseppe, perché tu sei un ex Under, però oggi in effetti sei portiere di esperienza del Praia, e per questa regola spesso devi stare in panchina. Hai giocato abbastanza poco quest'anno. Sì, come ti dicevo a telecamere spente, gli Under ci mettono in difficoltà, perché quando l'Under merita è giusto metterlo in campo, però a volte quando manca qualche giocatore deve mettere per forza l'Under in campo. E ci penalizza noi grandi, perché noi grandi durante la settimana dimostriamo di giocare, però l'allenatore, il mister, deve per forza mettere l'Under in campo. E qua ci penalizza molto. È dura da affrontare una stagione così, perché sei quasi consapevole dall'inizio. Siamo consapevoli perché giochiamo... No, sono consapevole di giocare poco. Purtroppo, come ti ho detto prima, noi diamo tutto, diamo l'anima, e poi dobbiamo vedere che deve giocare per forza l'Under, che durante la settimana si è allenato male. Però noi siamo coscienti di questa regola e va bene così. Deve andare così, insomma. Purtroppo la Lega ha deciso di mettere 4 under in campo. Siamo l'unica regione che abbiamo 4 under in campo, perché vedendo la Puglia ne ha 2, la Sicilia ne ha 3, noi siamo l'unica regione che ne abbiamo 4. E un po' ci penalizza. Perché poi, essendo 92 che deve giocare per forza perché è under, poi l'anno dopo si trova in difficoltà perché non è più under. C'è il problema anche dell'anno successivo, in effetti. Perché non gioca per merito, ma deve giocare perché è under. E questo un po' li penalizza gli under, che deve giocare per forza. Invece, Gennaro, tu stai vivendo una stagione un po' tormentata, perché mi dicevi infortuni che insomma non ti hanno dato la possibilità di essere disponibile come avresti voluto, se vogliamo. Vabbè, io sono arrivato, diciamo, anche in ritardo, cioè non ho fatto il ritiro con il Praia, sono arrivato un po' più là. Poi dopo 2 settimane che mi allenavo in allenamento, purtroppo ho avuto un brutto infortunio, mi sono strappato il femore e quindi sono stato, diciamo, 2 mesi e mezzo fermo. Poi ho fatto terapia, però cioè, ho risentito anche durante, diciamo, la terapia, perché è stato un brutto, ma diciamo era... Non è stato facile di riprendere. Sì, era perché era 6 mm di strappo, quindi ho dovuto lottare per... Ora piano piano sto rientrando in forma. Però adesso io ti conosco un po' così, da fuori, da qualche anno, sei uno di quelli che a mordere il freno, a stare in panchina, soffre parecchio. Sì, anche perché non mi piace stare in panchina e vedere qualcuno che non merita giocare, come diceva Giuseppe. Vabbè, qua andiamo su altri ambiti, poi se parli troppo magari fai più danni. È solo la stessa cosa che ha detto Peppe. Ti volevo chiedere un'altra cosa, con quest'altro cambio di panchina, perché poi in effetti c'è stato un altro cambio di panchina, che cosa è cambiato rispetto alle 2 gestioni precedenti, o se si sta vivendo insomma diciamo sulla scia di quello che gli altri 2 e soprattutto Giampaolo Gentile aveva creato a Praia in questo periodo? Beh, diciamo che il primissimo di Ferrone io l'ho vissuto poco, perché è stato quel periodo che sono stato infortunato.
Poi è arrivato Giampaolo e Giampaolo diciamo che non è l'ultimo arrivato, è un grande allenatore. Ricordiamo che cioè, è stato a Torto dove ha vinto una Coppa Italia, dove ha vinto la Coppa 2 anni fa, se non sbaglio. Forse 3 anni fa. No, 2 o 3 anni fa ha vinto la Coppa. Giampaolo cioè, è un ottimo allenatore, ci ha aiutato molto anche questo periodo a Praia. Poi la sfortuna ha voluto qualche decisione, qualche sfortuna, qualche risultato non utile e a mandarlo via. Però diciamo, anche Andrea ci dà una buona mano. Diciamo che la scia è rimasta sempre uguale. E invece mister Ricca, diciamo che io lo conosco da, vabbè siamo paesani, però lo conosco da quando io ero molto molto più giovane, lui giocava ancora ed era già grandicello, e comunque è un uomo di grande esperienza che conosce il calcio, certo. Insomma vi dà qualche consiglio utile, vi strada. Sì, diciamo che mister Ricca è quello che ci fa stare più bene. Crea l'entusiasmo, risolve quei problemi di umore, insomma. Quando qualcosa va storto ci prende sempre lui con qualche sua uscita. Con qualche sua uscita strana, però ci fa stare. Vabbè, anche tu, io ho visto su YouTube qualche settimana fa c'era una sorta di tradizione in trasferta con Angelo Petrone. Sì, Basuino. Si andava bene, si vinceva anche bene in trasferta e il ritorno era molto allegro. Interviste impossibili, diciamo che sono dei bei momenti da ricordare. Però forse un po' le paghi, speriamo che lo possiamo fare anche al ritorno da Corigliano. Le paghi queste cose oppure insomma vengono prese? No, queste no. Paghi altro, ma vabbè, lasciamo stare. Gigi, ti voglio chiedere invece, tornando al discorso degli under, questa vittoria per lo Scalea del girone under 18. Un bel risultato, sempre nell'anno del centenario, lo continuiamo a dire, e adesso si va avanti. Tu stai seguendo anche i festeggiamenti, qualche ragguaglio su quello che sarà l'attività da qui a breve? Allora, per quanto riguarda l'Under 18, ha fatto un grandissimo giro di ritorno, ha recuperato posizioni su posizioni e sul filo di rana è riuscito a scavalcare anche la Mantea e quindi a vincere il girone. E adesso sarà attesa al doppio confronto con la Luzzese. Se non sbaglio, si inizierà il 13 a Luz e poi il 20 ci sarà il ritorno al Domenico Longobucco. Lo Scalea ha tutte le carte in regola per passare il turno e giocarsi poi le semifinali e perché no, provare magari a rivincere quel titolo di campione d'Italia, che lo Scalea è una delle due squadre calabresi che ci è riuscita e che ha conquistato nel lontano 1971. E faccio un grande in bocca al lupo a mister Sandro Possidente, che solo merita di poter arrivare più in fondo possibile. Per quanto riguarda i festeggiamenti del centenario, ti confermo che si partirà il 25 marzo, domenica, alle ore 18, nella sala polifunzionale del Comune di Scalea. Ci sarà la prima manifestazione basata soprattutto sulla visione di fotografie e di filmati che percorreranno i 100 anni di storia dello Scalea, quindi dal 1912 al 2012, passando per le vittorie storiche, l'ultima la Coppa Italia, le vittorie dei campionati, la vittoria del titolo di campione nazionale juniores. Ci saranno tantissime fotografie relative diciamo agli albori, al 1900, 1912, 13, 14, foto d'epoca, che tu Enzo insomma siete andati a scavare, soprattutto Enzo, ma anche Enzo. Gli altri membri del comitato, e ringrazio tutte le persone che sono messe a disposizione e che hanno contribuito a portarci questo materiale da far visionare, perché comunque sono cose belle. Con Enzo abbiamo scoperto tantissimi aneddoti su come avvenivano le trasferte negli anni 30, negli anni 40, amichevoli che lo Scalea ha fatto in quel periodo, ha affrontato addirittura nel 1930 il Milan, che all'epoca si chiamava AC Milano, che era in tournée con la squadra delle riserve, che all'epoca era la squadra primavera, in Sicilia, aveva fatto le amichevoli contro il Palermo e contro il Messina, e poi al ritorno si è fermata a Scalea per affrontare la mitica Pro Scalea degli anni 30, che era una squadra che è rimasta imbattuta per 4 anni. Quindi sono tutte cose belle che in questa ricerca nell'anno del centenario stanno venendo fuori piano piano. E che verranno poi raccontate in questa prima serata del 25 e poi nelle altre serate. Poi ce ne saranno altre, insomma, anche un po' più dedicate sui periodi, se non ho capito male, sì. Con ospiti, gente che ha giocato, che ha allenato, insomma. Gente che ha fatto la storia dello Scalea, ci saranno premiazioni, verranno invitati i giocatori con il maggior numero di presenze in maglia biancostellata. Quindi c'è anche un bello studio dietro di ricerca,
analisi di dati, insomma il lavoro c'è. Sì, il lavoro c'è ed è un lavoro che ha fatto per buona parte Enzo Greco, che va ringraziato per quello che ha fatto. Noi lo chiamiamo la memoria storica dello Scalea. La sua passione è conosciuta e proprio grazie al suo impegno, poi aiutato da altri amici, speriamo di riuscire a festeggiare nel migliore dei modi questo centenario. Anche se lui era un po' pessimista sull'esito del campionato, chissà se si sta ricredendo adesso con il passare delle settimane e dei risultati, forse magari scaramanticamente rimane sulle sue posizioni, però c'è da ben sperare, l'abbiamo detto, insomma, la squadra può fare l'impresa, che all'inizio era un'impresa, adesso può portare a casa la salvezza. La squadra può farcela, se gioca sempre come ha giocato con il Montalto e con la Palmese, secondo me da primi 4-5 posti. Deve limare quei difetti di personalità e quegli errori che ogni tanto in trasferta commette, perché anche ieri il gol del Castrovilla è stato un gentile regalo della difesa dello Scalea. Se riuscirà a limare questi dettagli, probabilmente la salvezza potrà essere centrata. Enzo, tornando al tuo discorso, continua a essere pessimista, forse lo fa per scaramanzia. Anche ieri infatti era molto giù dopo il pareggio. Però, vedremo, insomma, un po' come pareggio a Castrovillari, che poi pareggio anche in casa con gol, però questo mette in vantaggio forse anche lo Scalea eventualmente per... No, forse in questo caso la classifica pulsa prevede il pareggio e poi si andrà a fare la differenza di totale tutto il campionato, perché dovrebbe essere due pareggi. Mi sembra che in caso di arrivo a parità non c'è la regola della differenza di scontri diretti, sì. Quindi dovrebbe poi basarsi tutto sui la differenza di generale, quindi col fatto e col subiti, dove però lo Scalea, grazie soprattutto a questi ultimi 3-4-0, è un meglio. Po' risalita rispetto alle squadre di fondo che non hanno segnato come lo Scalea molte gol, per cui da questo punto di vista potrebbe avere un piccolo vantaggio. Mancano 6 giornate al termine, la prossima è la 10ª, la vediamo insieme, oltre all'impegno dello Scalea in casa contro il San Marco, vediamo quali saranno le partite in programma domenica 11 marzo. Palmese Castrovillari, Bovalinese Isola, Guardavalle Nuova Gioiese, appunto Scalea San Marco, Sersale Roccella, Montalto Rende, Brancaleone Siderno e Rossanese Soverato. Un flash, Gigi, prima di chiudere quest'altra parte, sulla testa della classifica: Montalto che perdeva fino a pochi minuti dalla fine, poi ha trovato il pareggio e ha trovato anche la sconfitta del Sersale, è di nuovo a più 4, più demeriti del Sersale in questa settimana o più meriti generale del Montalto? Guarda, credo che se andiamo a analizzare le due partite, la partita del Sersale fosse molto più difficile, perché l'Isola comunque era con l'acqua alla gola. Il Soverato invece oramai forse punta un po' più sulla Coppa, perché in campionato si può dire che è quasi tranquillo, per cui non ha più quell'assillo di fare punti, anche se fino a 10 minuti alla fine stava portando a casa una vittoria importante e meritata. Poi la solita zampata di Piemontese, che è uno di quei giocatori che in queste categorie ce l'hanno loro, ce e l'hanno i loro, gol li fa differenza. Per loro. Piemontese e De Lorenzo sono due attaccanti che come lasci un attimo libero non perdonano. Però anche qui non dimentichiamoci che l'ultima giornata c'è il Sersale Montalto, quindi il campionato sarebbe potrebbe terminare con i fuochi d'artificio come non succede da anni. Tutto dipenderà da queste prossime gare. Domenica, se il Sersale non si sgonfia dopo questa sconfitta. Sì, se non si sgonfia, domenica il Montalto ha una partita difficile, ha un derby con il Rende che ha un po' il dente avvelenato con il Montalto per quello che è successo l'anno del campionato di promozione, che c'era forse anche Randazzo quell'anno, quindi ci sono dei corsi e ricorsi storici, e il Rende probabilmente non vede l'ora di giocarsi questa partita, magari poter ridare a distanza di qualche anno quello che il Montalto ha fatto allora alla Rende. Anche se Sersale Roccella non è facilissimo, pure questa sulla carta. Sì, ci vuole la reazione di orgoglio degli uomini di Rosati qua. Non è facile, anche perché credo che Roccella si gioca l'ultima occasione per poter centrare il quinto posto e abbassare quel gap sotto i 10 punti, che vorrebbe dire appunto spareggio. Però la gara del Sersale la vedo un po' più semplice rispetto a quella del Montalto. Staremo a vedere quello che succederà domenica prossima in Eccellenza. Intanto ci fermiamo per un'altra pausa e poi andremo a rivedere le immagini della partita di sabato fra Praia e Roggiano. Anche qui ci sono tanti temi da analizzare. Chissà
che questa sconfitta non possa significare in settimana il ritorno di Curcio sulla panchina giallo-verde. A fra poco.